Grazie Presidente, io intervengo perché con questo ordine del giorno qualcuno dirà successivamente dopo questa votazione che un ordine del giorno non si nega a nessuno e comunque vale poco, ma per quanto valga poco, in questo ordine del giorno il Governo, dandoci parere contrario, sta rifiutando di valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte all'abolizione del Green Pass. Cioè voi ci state dicendo che non volete valutare né oggi né domani l'abolizione del Green Pass e questo è un fatto gravissimo. Si va verso l'istituzionalizzazione, la normalizzazione di un provvedimento che doveva essere straordinario e che invece adesso sta diventando ordinario. E io chiedo a tutte le forze responsabili di ribellarsi a questo atteggiamento da parte del governo, perché d'accordo che non abbiate voluto metterlo in questo provvedimento, ma che voi vi rifiutiate di valutare anche per il futuro l'abolizione del Green Pass è un fatto grave che determina la compromissione dei diritti dei cittadini che potranno in un futuro, in un qualsiasi momento, essere sottoposti alla lettura di un codice a barre. State calmi. Deputata Montaruli, la ringrazio. Leggo per gli eventuali interventi senza mascherina. Ricordo che a seguito della riunione della conferenza dei presidenti di gruppo di ieri e come già comunicato alla presidenza all'inizio dell'odierna seduta dell'Assemblea, lo svolgimento degli interventi senza la mascherina protettiva è consentito esclusivamente nel caso in cui tra lo scranno dell'oratore e quelli in cui siedono gli altri deputati intercorrano. Ragazzi, intercorrono. Capisco questa agitazione improvvisa, cioè ci si deve almeno 2 metri in ogni direzione, ovvero qualora le circostanze non consentano di rispettare i dati di distanza o gli oratori lo preferiscono attraverso l'utilizzo di uno dei due LG collocati nell'emiciclo. La norma che abbiamo fin qui osservato è quella di avere la postazione frontale, la postazione retrostante, la postazione di destra e di sinistra libere per poter accedere a questo diritto. Ed è esattamente quello che è accaduto per la collega Montaruli perché l'abbiamo sotto questo aspetto monitorata. Deputato Crippa. I colleghi che sono adesso seduti nelle postazioni a fianco, sopra e dietro la collega Montaruli, mi pare ovvio ed evidente che si siano ora posizionati dove stanno. Quindi questo. Deputato Crippa, io le ho dato la parola, prego. Grazie Presidente, credo che quanto da lei affermato in conclusione dell'intervento non corrisponda al vero. La distanza deve essere, almeno per quanto è stato riportato in conferenza dei capigruppo, e credo che i colleghi che erano presenti di Fratelli d'Italia abbiano compreso la differenza tra una distanza di 2 metri, quanto può essere, quindi la difficoltà che non basta quello di fianco, ma i 2 metri sono anche ben oltre dalla fila antecedente, tale per cui è stato detto che l'unico punto di intervento debba essere o 2 metri di diametro di vuoto totale o altrimenti di andare a scendere nell'emiciclo a fare l'intervento. Non mi sembra proprio che lei in nessun modo abbia chiesto alla collega di cessare l'intervento, quantomeno di mettersi la mascherina, nonostante le fosse stato segnalato in maniera composta dai colleghi di altri gruppi, quindi non è un'espressione del mio gruppo che sto portando, ma quella di rispettare le regole all'interno, e lei ha il dovere, nonostante appartenga allo stesso gruppo politico, di interrompere l'intervento e ripristinare quantomeno il rispetto delle norme che non devono seguire l'appartenenza del gruppo politico, ma essere espressione di un regolamento generale. Io la ringrazio, deputato Crippa.
Io la ringrazio per questo suo contributo, deputato Crippa, però la informo, se i colleghi lo consentano sempre, perché se vogliamo poi discutere di questo per tutta la giornata, io sono qui in posizione neutra ad ascoltarvi. La informo che la modalità che è stata applicata per la deputata Montaruli è la medesima che è stata applicata nel corso della giornata. Quindi proprio precisa, puntuale. E questa è la prima informazione che le do. Poi le do anche una seconda informazione, che se il raggio è un metro e uno ha a sinistra e a destra un metro, il diametro, per l'appunto, come lei precisava, è 2 metri. E questa è la seconda precisazione che le volevo fare. Passiamo all'ordine del giorno della deputata Montaruli. Se non ci sono altre richieste di intervento, lo pongo in votazione con parere contrario del governo, votazione aperta.